oggi ti devo dire una cosa. Intanto mi sei mancato, è da tanto che non ci sentiamo e mi sei mancato. Tu, vabbè, facciamo finta che mi sei mancato anche tu. Che mi devi dire? Allora, intanto sto notando una cosa, che sto giocando con l'account di Gigino. Non voglio sapere il motivo e non voglio sapere il perché. Però, tralasciando queste piccole... Aspetta, magari c'ha qualche gemma, potresti rubargliela, facciamo la posta inversa. Effettivamente si potrebbe fare, perché l'altro giorno ho visto che, non so se l'hai visto, ma Baby Maxino e Gigino hanno rubato i miei soldi. Io ero... Cosa? Sì, hanno preso i soldi della mia carta perché hanno detto che tu l'avevi nascosto nello zerbino. E quindi è... L'ho nascosta, ho rubato la tua, ti consiglio di nasconderla meglio anche tu. Ma io me l'ero messa all'interno delle mutande, ma me l'hanno presa, non so come hanno fatto, sono sincero. Vabbè, non mi farò domande. E quindi che cosa vuoi dirmi oggi? Praticamente, ti ricordi che l'altro giorno ti ho portato la regina di Istanbul a far vedere la sua potenza, le sue bellissime cose? Bellissime cose in che senso? Cioè, io ho queste bellissime cose perché proprio sei il... Trick? Sì, ma... Anche lei, capisci, è molto bella, capisci? E quindi io... Sì, vabbè, certo, su questo non lo mettiamo in dubbio. E sia forte su Istanbul che anche carino. Secondo me il forte su Istanbul gli fa fare proprio quel puntino in più. Non so te cosa ne pensi, certo, ma... Certo. Se io dovessi sposare una donna in un futuro prossimo, di sicuro la sposerò pro su Istanbul, guys. Fai benissimo. Cioè, io comunque vorrei un tuo parere, perché a me piace un po'. Devo essere sincero, te cosa mi dici? L'unico parere che posso darti è che... Cosa? Piace anche a me, Mate. Come piace anche a te? Ma io non voglio rubarti la ragazza, perché se non è la tua ragazza, per carità, è la mia. Sì, cioè, non è neanche la mia, non è neanche la mia, non è quella di nessuno, ok? È quella di nessuno. È free for all. Questo perché una ragazza va conquistata. Esatto, ok? Esatto. E sarà lei a scegliere chi. Quindi io credo una cosa, caro Mate. Che se vogliamo provarci entrambi, è inutile combattere tra di noi, ma dovremmo provarci. E chi si innamorerà, secondo me, sarà la persona giusta. Sicuramente speriamo che non guardi game su Istanbul, perché io qua sono morto il primo round. Quindi io spero veramente che non valuti la forza su Istanbul, perché io faccio abbastanza schifo oggi. Però anche tu non è che stai facendo proprio bene, qua ti ammazzano le palle. Ho circa 230 di ping. Come fai ad avere così questa è una scusa. Questa è una scusa. Ti assicuro che è vero. Ti assicuro che è vero e ne ho le prove. Comunque, io adesso cerco di almeno arrivare verso la fine, perché a qualificarmi non credo. Lì davanti mi vedo i pro player che stanno dritti per dritti. Mi sa proprio, è arrivato. I tuoi sogni mi sa che proprio si infrangono, Max. È arrivato, vero? È arrivato. No! Vabbè, dato l'importante è fare bella figura quando c'è la regina. Assolutamente, ma cosa sta facendo? Ti sta trollando. No, niente, mi sta trollando il pezzo. Mamma di mia. Guarda qua. No! Mamma mia! Mi sono andato addosso, peccato. Conta qualcosa? Assolutamente no. Quindi adesso la vado a chiamare. Sarà guerra. Questa sarà guerra. Va bene, però prima che le chiami, scusami un attimo, devo fare bello, perché sai, devo fare bella figura, almeno fammi stare non stai cambiando niente, non è cambiato. Una bella canotta super elegante, elegante. Ma non è cambiato niente. Puoi chiamarla. Va bene. Esisa, pronto? Mi senti? Certo che ti sento, buongiorno! Buongiorno! Salve, my lady, salve! Max, tutto bene? My lady, è un modo elegante per salutarti, non è... Va bene, ciao! Da gentiluomo! Vabbè, senti, lascia stare, questo qua sta un po' fuso. Come stai? Come va? Tutto bene? Tutto bene, invece voi? Benissimo, a me va alla grande. Poi adesso che sei venuta tu, ancora meglio. Mi manca la tua compagnia. Mi mancava proprio. Come pane, come la Nutella a colazione, come la pasta a pranzo e come una bella sottiletta a cena. Max, mi hai rubato la battuta, cavolo. Io adesso mi spiace, nella vita chi arriva prima si gode la pizza. Va bene. E comunque, Sisa, cosa ci racconti? Cosa hai fatto di bello oggi? Ma più che altro, perché mi avete chiamata? Cioè, avete bisogno di qualcosa o...? Diciamo che avevamo bisogno di fare due chiacchiere. Ecco, proprio due incroci.
Così sembra che sei una psicologa, però no, non è così. No, vabbè, cioè, due chiacchiere fra amici. Voglio parlare con te perché, allora, in realtà ti spiego un po' la situazione. No, no, Max, piano. Ha detto, no, ascoltami un attimo. È una cosa seria. È una va bene, cosa, va bene, okay, va bene. Allora, io ti volevo chiamare perché mi mancavi. Solo che Mate diceva, no, non chiamarla, si sei antipatica. Poi mi sono un po' sulle figli. No, un po' così. Io ho insistito, ho detto, no, guarda, Esisa deve assolutamente venire perché mi sta veramente molto simpatica. E quindi alla fine ti ho aggiunto. Oh, grazie, meno male che ci sei te. Guarda te, questo qua come fa. Cioè, ma io poi dovrei ancora parlargli. Ma io dopo qua lo blocco. Cioè, gli cancello il numero, ma veramente. Dovresti proprio. A me non lo cancellare mai, vero? No, tu ti sei comportato benissimo, anzi. Guarda, che cosa dice per discolpa? Io questa te la faccio pagare. Allora, Esisa, non gli devi assolutamente credere. Quello che dice sono solo fake news. Te lo assicuro quello... perché. Allora. Aspetta, questo è quello che direbbe chi dice le fake news. Vedi. Allora, vedi. Allora, intanto... sei stato completamente fregato. Comunque siamo stati eliminati. Facciamo schifo. Vabbè. No, facciamo una pena. Comunque, dai, ammetto, dico la verità. Esisa, non è vera quella che stavo schiaffando. Oh, ecco. Bisogna essere onesti. Mate non ha detto quelle brutte parole sul tuo conto. Max, aspetta, Max, entra in lobby. Comunque, Esisa, non per dire, ma questo già dovrebbe farti capire che questo qua, Max Random, dice le bugie. Perché proprio lui ha ammesso di aver detto una cacata. Ecco. Effettivamente hai ragione. Ecco. Stavo scherzando, ragazzi, ok? Era per divertirmi un po', dai. Però l'importante è che alla fine non ho detto nulla di male, che ho detto la verità. Ma guarda che con questi scherzi finiscono le amicizie, visto che noi siamo molto amici, vero Esisa? Beh, tanto, effettivamente ci sentiamo molto spesso. Max invece lo sento poco ogni tanto. Però io posso dire una cosa, una cosa di uno studio scientifico. Cosa? Allora, si dice, ma voi siete amici, migliori amici, no? Sì, abbastanza, sì. Dai. Ok, solitamente, questo è uno studio, non c'entra assolutamente niente, per carità, Chi è amico e chi è migliore amico, solitamente non possono mai fidanzarsi, ok? Però chi non è amico e parla un po' meno è perché magari magari c'è più possibilità di fidanzarsi con lui. Ok, è la fonte, vorrei sapere un po' da dove viene questa notizia. Ah, te la trovo subito. Allora, alibaba.net, Augsburgo. Io da grande tuo amicone ti dico che non è una fonte affidabile. Proprio te lo dico. No, assolutamente no. Ma comunque, secondo me entrambi state dicendo un po' di cavolate, o sbaglio, Cioè, sì. Infatti facciamo una bella cosa. Resettiamo tutto. Reset. Fai finta che la chiamata inizia da adesso. Dimentichiamo tutte le cose brutte. Okay. E pensiamo solo alle cose belle, ok? Ok, ma te esci, va bene. Come esco? Cioè, vuoi stare da sola con Max? Allora, lei ha detto, togliamo le cose brutte. E ha detto, ma te esci. Allora. E io non devo uscire? Beh, sì, certamente. Cioè, scusa, tu mi hai trattato bene quando sono entrata e mi hai salutato anche bene. Invece Mate mi ha insultato, ha detto cavolate e non ha fatto nulla. Allora, metti giù quel libro, perché tu, io so che stai usando la forza di quel libro. Allora, si sa, quando sono entrato ti ho salutato, ti ho chiesto come stai, cosa hai fatto durante la giornata. Max, hai iniziato a dire bugie. Quindi, scusa, No. Cioè... Però ammetti che sono stato simpatico, Esisa. Beh, sì. Dai, Mate, cos'hai in tua difesa? Qualcosa che mi convinca a farti restare. Guarda, io non parlo, io non uso parole. Io vincerò su Stumble e questo basterà per zittire le critiche. Sì. Vabbè, però fatto sta che rimani pur sempre brutto. Non ci credo. Mi sono salvato all'ultimo secondo. Vedi te come... Vieni qua. Oh, io sono invisibile, non mi vedi? Aiuto, devo assolutamente scappare dal nome invisibile. Esisa, so che ti piacciono molti player, giusto? Sì, vai. E beh, la regina di Stumble, allora quindi... ti dimostrerò di essere un furbo. Oh mio Dio, sei morto. Sono il pro. Ho vinto io, mi dispiace. Allora,
te lo ammetto, bella vittoria. Però adesso, signora regina, signore Sisa, mi devi dare un'altra chance. Perché io so che lei è rinomata per le mappe su Block Dash. E quindi giustamente io voglio andare a sfidare questo qua, questo ciccionino a sinistra. Sì. Cioè, accetti la sfida? Dagliela questa seconda chance, perché poverino, le persone poverino scarse meritano sempre. Eh sì, lo noto, effettivamente. Lui se la merita. Andiamo, dai. Adesso vedremo. Sì, gentile. Apprezziamo la mia generosità. Andiamo. Block Dash Endless. Mi sono permesso di mettere l'Endless proprio così, casualmente. Però, se posso dire una cosa a sfavore tua, sì, cioè, lei è la regina di Block Dash. Perché hai messo l'Endless? Non ma è la stessa sì, cosa. Ma cosa? Anche perché noi siamo due pro player e andremo avanti all'infinito. Appunto, Endless per quello. Ascolta, due pro player. Insomma, qua io credo di essere più forte di te. Non credo. Almeno su Block Dash. Ti dirò di più. Adesso io credo. Sì, credi. Che la regina, dato che a volte qualche errorino lo fa anche lei, credo di essere più o meno sul suo livello. Cosa? Cioè, no, scusami, cosa hai detto? Max? Io ho detto che con tutto il rispetto che ho per la regina, complimenti per le tue capacità, però credo di essere quasi al tuo livello su Block Dash. Secondo dai, me ce la giochiamo. Il primo aprile è un po' lontano, dai. Un pesce d'aprile fuori periodo, dai, stai scherzando. Ma nessun pesce d'aprile. No, nessun pesce d'aprile. Cioè, anzi, tu stai dicendo dato che sono... dato che io sono forte, io ti sfido, poi giochiamo insieme, così ti batto. Cioè, io dovrei giocare con te che mi stai insultando, non sto capendo. Cioè, ma come ti permetti? Scusa. No, proprio, non ti sto insultando. Ho detto solo che sono più forte. Basta. Cioè, ma Max, tu ti stai mettendo in un gran casino. Fidati. Mate, scusami, io vengo a giocare con te. Basta. Facciamo uscire Max dalla chiamata, per favore. Perché oggi mi ha rotto. Va benissimo. Quando? Adesso? O domani? O quando? Anche adesso, vai. Mandalo via. Ciao, ma Max, ci vediamo domani. No, dai. Ammetti che sono più forte di te. Ci risentiamo. C'è stato un fraintendimento. Allora, io non volevo insultarti. Era un complimento. Perché essere forti come me è un complimento. Cioè, però comunque apprezzo comunque la tua capacità di gioco. Complimento. Brava. Cioè, Max, brava. Ma quindi tu stai dicendo... Aspetta un attimo, perché tu stai dicendo... Aspetta! Adesso! Go! E si porta a casa la win su Block Dash! E quello lì parla! Io sono forte, sono ai livelli di una regina! Sono un re di Istanbul! E va a perdere contro... KKGG, cioè hai perso contro l'account di Gigino. Cioè, non ti vergogni. Sì, vabbè, però stavi giocando tu, dai, almeno è un po' meno umiliante. Eh beh, effettivamente hai ragione. Bene, quindi lo cacciamo dalla chiamata, direi, Sisa, no? Lo mandiamo via. Va bene, perfetto. Ciao, Max. Max, ci sentiamo. Ciao. No! Cosa no? Cioè, perché no? Break, dai, mi sembra brutto cacciarmi. Scherzavo. Vabbè, allora. Ti ammetto di non essere poi così tanto forte. Ok, che stavo laggando, però dai, non sono fortissimo. Va bene? Sisa, se permette, adesso dovrei fare una cosa con Max che ci renderà molto fieri di noi stessi. Dovremmo andare a spendere un po' di gemme dell'account di Gigino. Max, cosa ne pensi? Perché qua. Perché questi l'hanno fatta un po' troppo franca. E guarda, Sisa, è una bella idea. Ti dedico queste spin. Sono tutte per te. Eccole qua. Grazie. Tu le pagate con le mie gemme. Tutte per te. Aspetta, innanzitutto non sono tue, sono di Gigino. Aspetta, con cosa le ha pagate Gigino? Sì, con la tua carta, ok. Ma tu perché le dedichi a lei e non a me? Perché lei è. Oggi Max è un po' strano, lasciamo stare. Perché lei è la regina. La regina bisogna offrirgli doni, bisogna inchinarsi, cose che tu non fai. Regina! Oh, regina mia, regina! Mi sto inchinando a lei! Mi sa che adesso siamo pari. Regina! Ti ho trovato testata! Che stupido, mamma mia! Guarda cosa sta facendo! Ti fai prendere in giro così! Godo meglio, ma continua! Io l'ho fatto per te, regina! Tu mi chiami stupido! Ed effettivamente allora ora mi rimetto la corona in testa. Quanto sei bella con questa corona! È veramente bellissima! Allora, però, quanto dovevo 10? 11! No, sono stato più veloce! Sono stato più veloce io! Sì, ma io ho detto 1000! Ma io ho detto di più, quindi. Mille è più giusto. Però io avrei da dire una cosa, se permetti. Sisa, ti ho appena trovato una skin mitica doppio
opinione e te la dedico. Grazie, mamma prego, mia. Poi prego, se mi presti l'account di Gigino, magari possiamo giocare insieme. Cioè, ti do tu tutto con tuo, io ti, con ti questo. Do tu, guarda, ci sono un sacco di skin qua dentro. Ma ci che sono, bello! Ci sono tipo 6 mitiche, un sacco di speciali, tutto, tutte le emote. Aspetta, hai anche la skin della Barbie. Se hai la skin della Barbie, se hai quella, non ce l'ho. Aspetta, la skin. Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sì, 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 sì. Sì. Allora, dai, però aspettate, aspetta, aspetta. No, 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 no. Pure io posso darti il mio account, eh. Cioè, il mio è bello comunque. Ho fatto anche che skin hai? Sopra. Allora, ho un cavaliere. Ho un sì? Mr. Beast. Tendo di ragazze. Ma Max, Mr. Beast era gratis. Ho questa, ho una skin spaziale che sembra una ragazza. Però no, mamma mia, guarda, Max, lascia stare, guarda, mi fai veramente schifo. Guarda, ti metto in una lobby perché stai facendo una figuraccia. Guarda, ti salvo. Veramente ti salvo sto giro. Allora, visto che prima uno è partito male, poi è partito male l'altro, poi di nuovo l'altro, poi tutte e due insieme, io direi di fare una cosa. Facciamo una bella sfida e sì? Chi vince sarà il mio re, cioè il re di Istanbul. Oh mio Dio! Hai capito che cosa significa diventare re di Istanbul? Io voglio subito diventare re di Istanbul! Anch'io, quindi sarà una bella sfida. Io mi sono già qualificato, tu dove sei? Io sto avendo dei problemi con le bombazze che mi arrivano dritte dai, giù dai, con la dai, che non ti qualifichi. Dai, che non ti qualifichi. Mi qualifico. Ecco, va bene, qua. Va bene. Non posso mai rinunciare a un'offerta del genere. Almeno in finale ci arrivo sicuro. Sì, ma conta vincere la finale. Non se ne frega niente. Non ti preoccupare. Poi ci vediamo. Va bene. Intanto, semifinale raggiunta. E io spero in un bel super slide. Lo spero anche io, perché lì non sono per niente male con i tricotti. Attenzione. Ma una domanda, le hai rimesse le motte? Sì, le ho Oh cavolo. Le ho rimesse, ma tu hai sempre quell'invisibilità maledetta che non mi metto mai. E sei tu stupido, perdonami. Ma io mi tengo ben. Mi tengo quelle cose per fare block dash, i tricozzi. Anche se poi muoio. Oh! Come hai fatto a colpirmi? Ero invisibile! L'ho colpito? Sì! L'ho colpito? Ma ho tirato un pugno a caso. Ma non ci può. Guarda Esida, tu veramente, se scegli Max hai solo uno che vince a culo. Meglio che non commento quello che sta succedendo. Ecco ma che è meglio. Max, guarda, fai brutte figure. Non commenti perché se no mi faresti troppi complimenti. Diciamo la verità. Ma stai zitto. Bello. Mappa finale su Bombardment. Veramente una mappa disgustosa, Max, posso dirlo. Veramente. Certo, di giocarsi il titolo di re su questa mappa non è il massimo. Però, è schifoso. Però vorrei dire una cosa. Sì, dimmi, per dimmi. Essere il re bisogna anche comportarsi come un re, giusto? Oh, vero, vero, vero. Sì. Ok. Sì. Quindi dai. Il signor, sì signore, la mia corte è piena di stambolini. Stambolini. E lei, mia cara, è piccolino. Ok. E lei mia prossima regina, perché così sa. Oh mio Dio. Oh mio. Esisa. Oh mio Dio. Sì. Max è morto. Oh mio Dio. È tutto nelle mie mani. Sì, ma il re non rutta, cioè, solito. Beh, dipende, perché comunque il re dopo un pranzo, cioè, deve ruttare, perché deve liberarsi. Io ho perso, ma ho pur sempre i modi da re. Guarda i miei mignoloni, cioè, guarda qua. Ma mi ricordi molto una persona... Vabbè, lasciamo stare. E intanto io qua sono in fede. Oh mio Dio! Sì! Non ci vedo! Sì! Vittoria! Guarda, mamma che bravo. Mia, let's mamma go. Mia. Max, guarda con quella faccia da pescione lessone. Cosa fa? Vabbè. Cosa sta facendo? Farò una cosa più bella, leggere il mio libro, basta. No, non puoi dire che è meglio di stare con la regina, non puoi. Bene, ora, mentre Max è lì disperato che legge il suo libro, io sono diventato ufficialmente il King di Istanbul assieme alla regina.